14 ottobre 1890. Nasce in Texas Dwight Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d'America dal 1953 al 1960. Generale in capo delle forze armate alleate in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, nel corso dei due mandati presidenziali, firma nel luglio 1953 l'armistizio di Panmunjom, che pone di fatto termine alla guerra di Corea e lavora per attenuare le tensioni della guerra fredda. In politica interna combatte la segregazione nelle scuole, inviando truppe in Arkansas per rendere effettive le direttive della Corte federale e battendosi per l'eliminazione della segregazione nelle forze armate. Per Eisenhower non ci deve essere una seconda classe di cittadini. Muore il 28 marzo del 1969. Così i due partiti si avviano verso il 6 novembre. Ospedali e clubs vengono accuratamente visitati. Ecco Eisenhower che qui con sua moglie, che gli americani chiamano affettuosamente mamma, Mamie, si interessa ai problemi della Chiesa Cattolica in grande sviluppo da qualche anno a questa parte. Eccolo ancora mentre si accinge a un'esibizione al golf. Se non manda la pallina in buca non dovrà preoccuparsi. Un cartello infatti ammonisce: guarda lontano, concittadino, il tuo destino è affidato in buone mani. Eccolo mentre parla agli indiani in una delle zone del West, amichevole come con i cittadini di New York o di Filadelfia. Sotto gli occhi di tutto il mondo si alternano le fatiche di questi due uomini. Chi vincerà? È difficile dirlo. Ma entrambi fanno tutto il possibile perché questo vuole da loro il popolo americano. Con la tacita intesa che al risultato acquisito tutti ritornino al lavoro in un clima di collaborazione e di sana emulazione competitiva. È stata una notte storica per l'America, quella del 4 novembre 1952. Insegne luminose e scritte giganti si inseguivano a ritmo vorticoso nelle vaste piazze d'America. Vinse Eisenhower. Il primo gesto di Stevenson fu quello di annunciare alla folla di avergli inviato un caloroso telegramma di omaggio e di congratulazioni. I have sent the following telegram to General Eisenhower at the Commodore Hotel in New York. The people have made their choice and I congratulate you. That you may be the servant and guardian of peace. Eisenhower rispose subito, ormai nel pieno delle feste del partito vittorioso. Ho ricevuto il telegramma da Stevenson e lo ringrazio di tutto cuore. Con questo stile di reciproca lealtà si concludono le lotte politiche in America.